studiate in... Noi siamo Giulia e... E Mattia. Bene. Come state? Noi bene. Io mi tolgo questo capellino perché sembro una gangster in America Latina. Mostralo. Scusatemi. Questo è il cappellino di Arte In. Cioè, ragazzi, avete capito che professionalità qua? No, avete capito. Allora... Stile, più che professionalità. Stile. Esatto, tutte e due. Allora... Di cosa parliamo oggi? Di una serie TV che Mattia non trova molto bella, però s'arrangia, sono io a decidere, quindi lui deve stare alle mie decisioni. Comunque, va bene. Comunque, oggi per gli amanti delle serie turche portiamo Love 101, una serie TV su Netflix che credo sinceramente mi è piaciuta un sacco. E basta. Vorrei sottolineare che Giulia ha dei gusti molto discutibili. Allora, senti, se tu ti guardi dalla mattina alla sera Via col vento, a me non me ne frega niente. Sei un vecchio di 80 anni. No, lo guardo Star Wars. Sei un vecchio di 80 anni. Sei un vecchio di 80 anni. Torniamo al 901. Ah, mamma mia, io con chi devo lavorare? Con chi devo lavorare? Con questo qua? Vabbè. Vai, vai. Allora, vuoi che parliamo della trama o facciamo andare il tema? Vado io con il cast, amici, vado io con il cast. Ragazzi, io avrei paura qua, sono nomi turchi. Allora, non so l'inglese. Avete visto le mie ampie capacità nella lingua inglese, oggi ci cementiamo col turco. Nei panni di Sinan troviamo... Sinan? Non ho messo l'accento. Troviamo Mert... Lo vediamo alla fine. Poi Burku Pinaldeni, che non credo, vabbè. Poi Eda Alina Boz. Poi Osnian. Non l'ho vista questa serie, io non so i nomi dei personaggi. Osman. Ciao. È interpretato da Selahat. Poi c'è... Non voglio fare 15 minuti di risata, qui vai avanti. Adesso mi concedo, poi... Allora, Osman... Selatin Dasati, poi Isik Ipek Filiz e infine Kerem lo interpreta Kulilai H7 virgola H. Ok. Allora, correggo le pronunce perché mi hanno fatto morire. Sinan Burshu Eda Osman Ishik Kerem. Ishik Burku. Non ce la faccio. Allora, parliamo dei doppiatori, belli miei. I doppiatori essenzialmente sono sconosciuti. No, non vi sto prendendo in giro. C'è il doppiaggio italiano, solo che sono sconosciuti. Cioè, l'unica che è riconosciuta in questa serie TV è Veronica Puccio, che ha dato la voce a Eda. No, adesso dimmi il nome dell'attrice. Di chi? Di Eda. Alina Boz. Speravo di farti fare la figura, invece. Ma che vuoi? Ma scusa, eh? Vabbè. Ma lancia quello che devi lanciare. Te lancio io. Vabbè, comunque, il doppiaggio italiano non c'è. L'unica che viene riconosciuta per questa serie TV è Veronica Puccio. Ok, l'hai detto. Bando alle ciance di far andare il trailer con Burku. Andiamo al video 1, il trailer italiano di Love 101. Osman, sei la mia rovina. Hai messo insieme un esercito di secchioni, eh? Non ti vergogni di fare compiti ai compagni a pagamento? In particolare Eda, mi dispiace, ma quella ragazza è difficile purtroppo. E che vogliamo dire di Sinan? È pazzo! Secondo me il peggiore di tutti è Kerem. Quel ragazzo mi terrorizza. La scuola non è al sicuro con lui. Che cosa vuoi?
La professoressa Bourgeois se ne va. Abbiamo 2 mesi di vita e poi ci sbatteranno fuori. Non rovini il futuro di quei ragazzi quando me ne andrò. Li caccerò tutti. Li butterò fuori a calci. No, la prego. Certo, col cartellino rosso. Ed alla chiamano la peggiore. Così anche Kerem, Osman e Sinan. Credi che siano cattivi? Buoni vuol dire obbedire e piegarsi al sistema. E del resto, non è sbagliato condurre una vita normale. Anzi, ci dà conforto. Il suo comportamento è inappropriato. In fin dei conti siamo degli insegnanti. Io sono fatto così, mi dispiace. Ragazzi, sì, ho trovato! Dobbiamo farla innamorare. Ti sembra facile? L'amore non è un argomento difficile. In fondo tutti siamo nati per amare, è così. Sì, è l'argomento principe di film e romanzi. È inutile la paura. Bisogna vivere la vita. Pensi questo? Sì. Dicevi che non sai niente sull'amore. È debolezza. Rende tutti vulnerabili. Se tu oggi dovessi incontrare la ragazza che eri, che le diresti? Bene, allora, parli tu della trama sì, o io? La trama. Ma che vuoi? No, vabbè, non commenti. Cioè, io veramente, guarda. Allora, vabbè. La trama. 4 ragazzi rischiano di essere cacciati dalla scuola per i motivi che probabilmente, le motivazioni che probabilmente avete visto. Ma una prof decide di salvarli. Punto. Ma nel momento in cui la trasferiscono, loro verranno cacciati. No, ho detto male. Allora, nel momento del suo trasferimento, loro verranno cacciati. Allora, cosa decidono di fare? Di farla innamorare con il professore di ginnastica? Sì. Perché? Perché se si innamora del professore di ginnastica, lei rimarrà lì e non chiederà il trasferimento in un'altra scuola di un altro paese. Ok. Capito? Che serie inutile. Però ci sono molti intrighi perché lei in realtà è fidanzata, quindi cioè si deve sposare, con un altro tipo. Quindi loro devono far lasciare i due tipi, no? Che e niente. Infami. Ma che vuoi? Cioè, tutto per non farsi cacciare loro dalla scuola? Sì. Per ragazzi senza cuore. Vabbè, poi si picchiano, quindi è bella perché si picchiano. Ah, giusto. Allora, dopo la trama raccontata mediocremente da Mattia, sì, lasciamo perdere. Direi di far partire il mini filmato di backstage riguardante appunto Love 101, che è più un annuncio backstage, però è molto bello. Vengono spiegate molte cose. E ho scoperto come fanno a fare l'inquadratura della lavagna. Sapete tipo quando fanno la lavagna, tu stai scrivendo e inquadrano tu che stai scrivendo la lavagna, però da dietro, qui si vede la lavagna e tu che scrivi? Sarà figa. Video 2. Eda! Burada! Işık! Burada! Osman! Burada! Kerem! Sen de! Mevcut! Sinan! Burada! Herkes buradaysa başlayabiliriz. Lavagna, però è molto bello. Allora, io adesso voglio vedere proprio un parere di Mattia, perché questa serie già so che la odia, quindi voglio sapere un parere approfondito da parte di Mattia. Dici? Mezzo ai 101.
Che senso c'è? Zoe 101. Ma che cosa c'entra Zoe 101? Adesso voi... No, allora tu mi dici che cosa c'entra Zoe 101. Perché veramente, Zoe 101, con tutte le serie TV adolescenziali, Zoe 101? Zoe 101 per citarne una. Solo perché c'è 101? Sì. Mi prendi in giro? Sì, volevo fare la battuta squallida. No, non dovevi farla. Non dovevi farla. Perché no? Perché no? Tu sei squallido. Vai avanti. Strabello, Zoe 101. Vabbè. Come ha detto Giulia, molto interessante il metodo in cui hanno fatto l'inquadratura sulla lavagna, che non sapevo nemmeno io. Forse l'ho capita. Facciamola. Sì, assolutamente. In un contesto diverso, per favore, non in un classico college americano, anche se siamo in Turchia. Però mi ha un po' deluso, perché... Che palla al piede. Pensavo, ok, la Turchia, allora forse fanno qualcosa di diverso, no? Cosa vuoi che facciano in Turchia? Non lo so! Perché tu sottovaluti i turchi? Sì, anche i tedeschi. Sono opinioni. Sono opinioni. Specialmente gli italiani. Ti devo dare ragione. Vedete, io ho sempre ragione, no, lo so. No, dai. Cosa? I tedeschi sono bravi. Cioè, cos'è che hanno fatto? Non mi ricordo come si chiama quella serie. Vabbè, continuiamo a parlare di Love 101. Voi non vedete la mia faccia in questo momento, ma veramente. Hai qualcosa da dire? Riguardo allora. Love 101. Zoe 101. Allora, intanto, Zoe 101 è una serie che parla di un tipo cappelluto come tu. Potresti tranquillamente farlo te nel remake. No. Uguale a te, che non sa come dire a una tipa che la ama dal primo anno e ci riesce praticamente nell'ultimo anno dopo essere andato a Londra, America, America, Londra, avanti indietro su giù. Non ha proprio senso. Dovevano far andare avanti la serie. Sì, ma non puoi paragonarla a questa. Invece lo fa. Sapete che c'era una puntata molto molto ignorante di in Zoe 101? Non stiamo parlando di Zoe 101. Tu hai parlato di Zoe 101. Oddio, e l'hai paragonata a questa serie TV che è bellissima. Vabbè. Comunque Zoe 101 è ignorante rispetto a questo qua. Torniamo Love 101 è bellissimo. Love 101 è praticamente una delle mie serie TV preferite. E non dire con brutti gusti perché ti arriva il foglio in testa. Allora... Love 101 penso che sia una serie molto molto elaborata. Sì, c'è sempre la parte di scuola, non scuola, però mi piace molto perché se la guardi ti appassiona, vai avanti. Poi è appena uscita la seconda stagione, cioè, sai io quanto ho aspettato per la seconda stagione? Due anni dalla mia vita! E sto aspettando da tre anni che aspetto per la quarta stagione di Stranger Things. Che grandi motivazioni per andare avanti. Sì. Love 101. Capisco, posso capire Stranger Things. Mamma mia. Vabbè, prossima volta, sapete cosa facciamo? Portiamo Zoe 101. Chiamo Zoe 101. Adesso ti va bene, sì, però. Sì, va bene. Faccio un tuffo nel passato. E anche voi a casa farete un tuffo nel passato. Fai un tuffo nel lago. Vabbè, comunque. Io direi di non andare avanti perché sennò ci mettiamo qua a litigare. Io ve la consiglio questa serie TV, non ascoltate le sue parole perché lui... Io sono l'antitesi. Sì, veramente, ho proprio una palla al piede. Vabbè, comunque, dopo questa cosa molto molto imbarazzante, la prossima volta porteremo Zoe 101 per la sua gioia. E niente, allora io voglio interrompere questa trasmissione perché è molto molto cringe, molto imbarazzante, penso che tu sia d'accordo con me. Sì, bene. Potremmo scriverlo qui. Chuck si parla imbarazzante. Ma sapete che poi tutte le altre trasmissioni sono proprio proprio serie, esatto. Poi siamo noi. Cioè, pensate noi che servizio vi stiamo dando. Noi siamo la rovina di Arcane. Cioè. Non so se avete capito. Vabbè, comunque ringrazio lo staff che è bello come noi. Il sole è disperato. Esatto. E la regia di Artein, che mentre io insultavo Mattia si faceva due risate. Quindi basta. Stava ridendo? Pensavo stesse bestemmiando. Non ho guardato tanto. E tu stavi piangendo. Ah, vabbè, comunque, grazie mille a tutti, grazie per averci seguito. Guardatela questa serie TV, non ascoltatelo. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.